Hola amigos, buongiorno, pomeriggio, buonasera, io sono Sotiro e questo è il mio canale. Stasera siamo qui con un nuovo video su un gioco di horror. Trova le differenze! Ragazzi, oggi voglio iniziare così la puntata di Dragon Sun. 400 altre gemme, buttiamole e andiamo ad aprire, ragazzi, la cassa da 100 grimaldelli. Cosa andremo a trovare? Secondo me, una beata. Siete pronti? 3, 2, One, go! Niente, assolutamente niente. Cioè, ragazzi, ho trovato la tigre bianca nel TSM e qua non trovo niente. Nada, la metti da diamante impuro al massimo. Prospetto una giornata di merda. Ciao a tutti amigos, buongiorno, buonasera, io sono Sedeon, questo è il mio canale, oggi siamo qui con un appuntamento su Dragon Song Online sul test server. Allora ragazzi, sveliamo subito il mistero del famoso personaggio livello 50 con anche 50.000 altre gemme. L'ho ricevuto perché? Perché bisogna essere attivi sul test server. Essendo attivi sul test server vi regalano oggetti molto particolari. Avete visto che mi hanno dato i legend, un bel po' di legend, mi sembra 21-27 legend, adesso non ricordo. Ricordo bene, mi hanno dato anche 50.000 altre gemme e mi hanno dato anche un livello 50. Il livello 50 non me l'hanno dato. Io avevo un personaggio a livello 27, mi sembra, che questo è il mio, infatti, Messino 17, e me l'hanno in pratica portato direttamente al 50. Come potete vedere, io un attimo che mannaggia si sta impappinando tutte cose qua. Voglio, come potete vedere, io ho tutte le mappe bloccate, quelle di livello alto, perché appunto era un livello basso questo qua. Mi sembra 27, 26, adesso non ricordo bene. Me l'hanno portato al 50, mi hanno dato 50.000 alter gemme e un po' di legend, ovviamente livello 50, altrimenti rimanevo con 27. Non era assolutamente modo, maleducazione. In realtà avevo 80.000 e qualcosa alter gemme, perché per quanto riguarda la patch ancora precedente, dietro un livello 50, che è questo. Adesso ve lo faccio subito. Allora, questo livello 50 qua, infatti, come vedete, e senza nome. Questo me l'hanno dato proprio loro con 50.000 altre gemme quando c'era il livello 50, appena inoltrato, appena aggiornato. Invece questo me l'hanno portato al 50. Peccato ragazzi, peccato, perché io ho shoppato questo, la tigre corazzata, la volevo veramente tanto tanto con tutto il cuore, e poi con 2.000 altre gemme in più, visto che avevo dei grimaldelli, ho shoppato, ragazzi, la cassa quella da 100, come avete potuto ben vedere dal video che vi metto il link sotto in descrizione, l'ultimo video che ho fatto. Ho droppato la tigre bianca, quindi ho speso 23.000 alter gemme a... Cazzo, assolutamente sì. Ma come potete vedere non c'è più M1, M2 o l'isola sepolcrale, dovrebbe chiamarsi così se non erro. C'è questa mappina qui, che è un castello. La lacerata città di Cardan. Cardan si chiama così. Qui, ragazzi, ci sarà un'altra cittadella come l'isola sepolcrale, tranquilli. E arrivati qui avremo la possibilità di fare le stesse cose che abbiamo a Kingshill. Per quanto riguarda, poi, andando in questa direzione, mi sembra che lì, ragazzi, in questa parte alta c'è un grande portone gigante. Forse non so, l'ultimo boss potremo affrontarlo lì. Si sbloccherà una porta, completate tutte le Q, non lo so, lo vedremo andando avanti. Qui c'è la prima missione, come avete potuto vedere dal mio primo video. Serve, si sblocca questa porta ed entriamo dentro. Non possiamo più uscire se non che con con il richiamo. Ogni volta che entreremo ci sbloccherà una quest, che sarà sempre, ovviamente andando avanti con le quest non me la sblocca subito. Io sono andato avanti e mi dà sempre questa quest che mi regala, tra virgolette, 10 Materia Fragment, che mi consentono appunto, mi consentono appunto, io sono entrato da solo, mi conviene fare un gruppo. In pratica con questi... Uffa la miseria, sto bug che c'ha. Con questi possiamo, ragazzi, andarci a prendere. Allora, dov'è? Da questo qui, da questo mercante, il set di Ammon a livello 50, 49, 48. Mentre per il nuovo set c'è il nuovo set di Ammon che ovviamente va con le quest. Ok, facciamo un gruppetto. Allora, mi raccomando, accettate il mio invito, altrimenti vengo a casa vostra e vengo a rubarvi tutto il cibo che avete nel frigo. Vengo a rubarvi vostra madre, va bene? Accettate la richiesta di...
di amicizia. Allora. Aspettiamo l'ultimo 500, 174, 526 stable. Per quanto riguarda, questo è il nuovo set. Questa è la Q1. Vi spiego, è molto più facile della Q2, delle vecchie Q, perché qui bisogna ammazzare gente, quindi mi sembra abbastanza ragionevole. Uccidere i boss che ci sono 5 volte, però parlo della Q1, molto probabilmente in Q2 dovremo uccidere 7800 nemici, ammazzare tipo Kalisard 58 volte, vabbè, fare una quest, adesso non ricordo qual è, parlare infine con Ammon. E ci dà gli stivali, poi tutti gli altri sono nascosti, e comunque sono degli stivali molto comodi rispetto a quelli che ho. Mi fanno abbastanza piacere riceverli. Oggi cerchiamo di, almeno cercherò di finire off camera la quest. Non mi manca tantissimo. Spero di non metterci troppo tempo perché devo fare anche Minecraft. I boss sono i normali in Q1. Ci sono i troll, ci sono i soliti arcieri ormai, i soliti rompipalle. Vi spiego ragazzi, le Q, le nuove Q di Ammon, in pratica ci fanno tornare in tutte le mappe. Aspettate che io sto settato proprio male, sto settato perché vedete questo settaggio, l'ho detto tipo 50 volte settaggio, perché insomma ho messo a fare un po' di PvP in 1 vs 1. Possiamo ricominciare. Eccola questa è la mitica cassa che mi ha fatto droppare la tigre bianca sul test server Sangramaranch. Vi dicevo, adesso le Q di Ammon sono un giro e rigiro di tutte le mappe di Dracania. Tipo andremo nell'orrido dei troll, andremo nel boschetto dell'eternità, mi sembra, anche nel boschetto dell'eternità, ritorneremo anche da Kalis. E questa mi sembra una cosa molto figa, perché ovviamente quelle mappe ormai non le affronto tipo da 2 annetti, 2 anni e mezzo. E quindi riandarci non sarebbe un dispiacere, cioè non mi scoccerei inizialmente. Sbam, baby. Arrivati qui ragazzi, ci sarà questa piccola missione introduttiva dove spawneranno tipo 14 trilioni di mostri e noi ci mettiamo così belli bellini. Bam 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 bunch baby. E cerchiamo di uccidere una piccola parte, perché altrimenti affronteggiarli tutti insieme è un suicidio. Ecco, ok ragazzi, questo è il boss rompipalle, perché fa un casino di danni e a ogni colpo recupera tipo un 10.000 di vita. È brutto, è un brutto mini boss, perché ti fa sprecare un casino di essenze. Aspetta, non morirci grande, bravo. Ok, adesso ci morite voi. No, ecco, ho fatto recuperare, brutto infame che non sei altro. Aspetta, no! Non ce l'ho fatta. Ricordo, vi ho chiesto di farmi tipo delle domande per un satifac, un qualcosa, un fuck you sati. È soltanto una domanda, un ragazzo mi ha scritto: fumi? Io sono già fumato di natura. E non scherzo, Il problema della quest è, vi consiglio di uccidere prima tutto il resto e poi pensare a quello là che recupera la vita da infame. Va bene, mi ama ragazzi, mi ama, Chi non mi ama, chi non mi ama? Tutti mi amano ma nessuno mi prende. Prendono solo per il culo. Sboom baby, è morto e non ci ha droppato assolutamente niente. Ho visto un ragazzo che ha messo una foto su Facebook che ha droppato già un unico in questa mappa. Ma dico io, ma come fate ad avere così tanto culo? Io non droppo un unico da non so quanti anni. Boom, boom. Mamma mia, il Warrior è il più bel personaggio del mondo, è troppo bello. Bounch, capozzata tattica. Dove scappi? Dove vuoi scappare? Che se stiamo per morirci. L'unico problema è che è bugato, quindi molto... Aia! Aia, brutto strozzo. Ah, ma questo è un Nefertari normale, ma va a cagare. Toglietevi! Ops. Piccolo fail. Secondo me si bugherà come al solito, crasheremo, io avrò sprecato essenze rosse per niente. E poi io sclero. Mi raccomando, non crashare, non morire anche e soprattutto. Crasherà tra... è crashato. Crasherà tra 3 e crashate già. Bello mio. Abbiamo sprecato essenze, giustamente. Noto che questo crasha quando siamo più di 3. Sangramaranch.
Scusa, una domanda, signor Presidente, signor Sniper Mosley. Ti rendi conto che crash il gioco? Sangue da Marange. Niente, ragazzi, io direi che per oggi l'appuntamento può terminare qui. Direi un attimo di usare questa bella tigre corazzata, essendo che l'ho shoppata, cioè almeno sfruttiamola un poco. Vi piace il mio mantellino figo, la mia tovaglietta? Mettete un bel like. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Passate dai video precedenti. Vi ricordo di votarmi, ragazzi, sul sito Navapiri. Il link lo trovate sotto in descrizione. Potete votarmi 3 volte consecutive in un giorno, nel senso, voi andate sul sito e cliccate 3 volte di fila, 1, 2, 3, e mi votate 3 volte sul sito Navapiri. È un concorso online per la prossima webstar italiana. Io come sempre vi do al prossimo appuntamento e questo è tutto da Satirio. Ciao belli!